No alla quarta dose per tutti. Lo hanno stabilito gli esperti dell'EMA e del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Il cosiddetto secondo booster può essere invece somministrato agli adulti di età pari o superiore agli 80 anni. Le due agenzie hanno segnalato anche che non ci sono, ad oggi, prove chiare e definitive che nell'Unione Europea la protezione vaccinale contro il coronavirus stia diminuendo negli adulti tra i 60 e i 79 anni. Se la situazione epidemiologica cambia ed emergono nuovi segnali, si legge nel comunicato dell'EMA, potrebbe essere necessario prendere in considerazione una quarta dose nelle persone a rischio più elevato. Invece, per gli adulti di età inferiore ai 60 anni, con sistema immunitario non compromesso, non vi sono prove conclusive che la protezione vaccinale contro le malattie gravi stia diminuendo o che vi sia necessità di una quarta dose. Io ho 82 anni e ne ho fatti 3, ancora mi sento bene, non sento, vediamo più avanti se è il caso. Se vedo che c'è qualcosa che peggiora non esiterò a fare la quarta. Mia figlia che è stata operata già l'ha fatta la quarta e la prima è stata quella che no, ha avuto la... Per il momento se mi sento bene, non ho intenzione, ma se fra un mese o due o tre mesi le cose cambiano, senz'altro. La quarta dose di vaccino per gli over 80 e gli over 60 con fragilità, lei che cosa ne pensa? Che all'inizio era un po' scettica, visto che non ce ne liberiamo, sono d'accordo. Ma lei si è vaccinata? Io ho fatto le 3, non sono ancora fra gli over 80, ma ci manca poco. E quindi no, sono d'accordo, sì. È una tutela che serve, una tutela che dovrebbe essere convincente per chi già ha dei problemi. Se fossi stato un soggetto fragile e ci fosse una raccomandazione per il mio caso, io la farei, non avrei nessun problema. Lei ha completato il ciclo? Sì. Voi invece, signore? Completato il ciclo. Anche lei, quindi. Sì. Quindi pienamente d'accordo per questa cosa? Probabilmente sì. Sì. Soprattutto adesso, insomma, uno dovrebbe proprio sapere tante cose, consultarsi col proprio medico, però noi siamo favorevoli alle vaccinazioni. Sono vaccinata e sono d'accordissimo, quindi se dovrò farla la farò. Io ho fatto tutte e tre le vaccinazioni, ho fatto l'antinfluenzale, tutto quello che i medici dicono. Voi invece? Idem, la penso esattamente come lui. Io sono stato il primo che ha fatto il vaccino, il primo giorno, poi regolarmente dopo i 6 mesi ho fatto tutti e tre i vaccini e presto farò la quarta vaccinazione. Se è necessaria e i medici lo prescrivono, dicono di sì, io la faccio anche perché sono un soggetto fragile, purtroppo. Ma io penso che sia utile se sono soggetti defedati o immunocompromessi, abbiano malattie respiratorie, perché potrebbero avere delle complicanze se dovessero contrarre il virus. Quindi una quarta dose, se non dovessero avere effetti collaterali, si può somministrare, insomma. E comunque sempre su consiglio del pneumologo. Devo dire che il mio medico di famiglia mi ha sconsigliato la fare la quarta dose. Ah, l'ha sconsigliato il suo medico? Sì, invece la pneumologa era contraria, invece mi suggeriva di fare la quarta dose. Quindi lei cosa fa? Chi sta a sentire? Beh, è più importante il pneumologo del medico di base. Il pneumologo conosca meglio le dinamiche dei processi infettivi del Covid. Personalmente sono d'accordo. Sono stata vaccinata tutte e tre le dosi, non mi hanno fatto assolutamente nulla. Mi sento coperta, mi sento tranquilla. Se ci sarà da fare, io mi fido della scienza, per cui se ci sarà da fare la quarta la farò. Lei invece? Ma vediamo un attimino. È un po' scettico? È un po' più scettico. Io sono più scettico, 3 dosi le ho fatte, però sono più scettico su queste cose qui. Ha avuto delle controindicazioni? No, questo no, non ho avuto nessuna controindicazione. Ho fatto anche l'antinfluenzale, tutto, per quello sono stato bene. Però delle riserve, insomma. Sì, delle riserve, perché 3 vediamo, perché altrimenti preferisco l'antinfluenzale, lo facevo tutti gli anni. Queste un po' mi lascia un po' così, mi lascia un po' perplesso. È una cosa importante comunque il vaccino. Voi vi siete vaccinati? Sì, sì, ormai è 3ª dose. Quindi sì. Che l'ho completato. Esatto, e adesso non so quando dovrebbe esserci la quarta dose, ma se farlo o no, non ne ho la propria idea se continuare, diciamo, con questa
con tutte queste dosi, tutte queste vaccinazioni. Io non mi ritengo un soggetto fragile, quindi dico al momento direi di no, però se ce ne fosse la necessità, perché no? Sì. Fosse estesa questa cosa non solo agli over 80 ma a tutti, lei la rifarebbe? Beh, se chiaramente ci devono prima informare su, ecco, su quale sarà la strategia per gli anni a venire, se sarà una quarta dose, sarà invece un vaccino annuale, ecco, di avere un po' di informazione in più, questo sicuramente. Quindi vorrebbe essere informato se dovesse rifarla lei da soggetto giovane? Sicuramente.